Liliana, giocare in casa è sempre da un lato un fattore positivo, dall'altro chiaramente mette pressione. Un po' di pressione si è sentita e poi alla fine siamo riusciti a rompere il ghiaccio. Sì, tanta pressione, sicuramente giocare in casa. Forse avere possibilità di avere, cioè, palazzetto pieno e pubblico che ti dà una carica in più. Ma così, sai, sempre la prestazione in casa, si aspetta tanto, non hai le scuse, fortunatamente che poi dopo all'inizio che era un pochino tesa la partita siamo riusciti a tenere sempre il vantaggio e arrivare appunto di giocare tranquillamente secondo tempo, e sono contenta che hanno giocato tutte, qualcuna in più, qualcuna in meno, però ci è permesso e cioè, le ragazze che sono entrate dopo come le riserve tra le virgolette mi sono piaciute e mi hanno dato la fiducia. Questo è un fattore molto importante in un torneo fatto di tante partite ravvicinate, poi con questo caldo soprattutto poter far ruotare le giocatrici è fondamentale. È fondamentale, sono contenta che lo possiamo fare perché oggi era prima partita di alcune di loro che non c'erano con questo gruppo nel 2019, però si sono fatte vedere e mi fa tanto piacere di poter contare su tutte le ragazze, come dici te, torneo è lungo, caldo è pazzesco. Ma complimenti a tutte quante. Vittoria fondamentale perché poi è vero che il torneo è lungo, ma nel girone è tutto molto compresso e quindi due punti sono pesantissimi nella corsa verso le semifinali. Sì, sono pesanti, cioè vincere almeno la prima che ti dà tantissima carica, che non ti può dare né allenamento né parole né niente. Perciò io spero che questa carica rimane fine domani contro la Turchia, che entrano in campo con tanta autostima e poi si vedrà. Un po' di fatica, questo lo possiamo dire, però poi quando si vince va sempre bene. Ci sta tutto, anche perché erano due anni che insomma non ci vedevamo ed era la prima partita insomma dopo gli scorsi europei, e credo che comunque sia un buon inizio per fare sempre meglio anche nelle prossime partite che sono importantissime insomma per questo torneo, e speriamo di imparare dagli errori di questa partita e di non ripeterli e di vincere, sperare di vincere ancora e fare del nostro meglio. Si è visto da fuori un bel gruppo, una squadra unita anche nel momento in cui la Bulgaria sembrava poterci mettere in maggiore difficoltà, e poi un grande apporto anche da chi non ha iniziato tra le prime sette, questo è molto importante. Esatto, è stato importante il supporto di tutta la squadra nei momenti appunto come hai detto tu più difficili, e è stato importante appunto il sostegno, riuscire a tenere testa alla Bulgaria che sembrava appunto al punto di raggiungerci, ma appunto la nostra unione ha avuto la meglio insomma.